Purtroppo arriva una sconfitta per il Palermo di Eugenio Corini in questo sabato dedicato alla 31ª giornata del nostro amato campionato cadetto della nostra amata Serie B. La 12ª giornata del girone di ritorno è iniziato il rush finale per quanto riguarda il grande obiettivo stagionale per la formazione rosanero per la formazione di Eugenio Corini, la conquista di un posto per quanto riguarda i playoff per il grande sogno chiamato il ritorno in Serie A, nella massima serie per una delle piazze più importanti del calcio italiano, che anche quest'oggi ha dimostrato tutto il suo valore con oltre 4.000 tifosi ospiti presenti in quella del Tardini. Una doppia cornice di pubblico fantastica in questo pomeriggio dedicato alla 31ª giornata di campionato. Purtroppo arriva però una sconfitta che potrebbe risultare decisiva in negativo per la formazione rosanero per quanto riguarda l'obiettivo che, come abbiamo preannunciato in avvio di questo video, è la conquista di un posto, di un piazzamento per il sogno chiamato playoff. Dal successo con il colpo di testa vincente di Ivan Marconi lo scorso 5 novembre, dal successo all'andata davanti al proprio pubblico in quella del Renzo Barbera alla beffa delle beffe nella finale ci pensa l'ex Le Havre Yo-Yo Koulibaly Tapin dopo un tentativo del grande ex di turno il mudo Franco Vasquez con il sinistro la risposta non così esaltante di un impreciso in questo caso in tante volte è stato il vero e proprio salvatore della causa. Per quanto riguarda il Palermo Pigliaccelli, la risposta non delle migliori da parte dell'estremo difensore e la tapin vincente di Yo-Yo Koulibaly per un cambio azzeccato, azzeccatissimo per quanto riguarda Fabio Pecchia che inserisce il centrocampista francese, l'ex Le Havre al 46esimo in avvio di seconda frazione e alla fine proprio l'ex Le Havre a decidere questo vero e proprio spareggio, l'altro big match, l'altro match di lusso di questo sabato in cui ripartiva il campionato, in cui ripartiva il nostro amato campionato cadetto dopo la pausa dedicata alle nazionali. Questo rush finale che poi proseguirà per le prossime 7 giornate per portarci poi a metà a fine maggio al rush finale, all'ultima giornata di campionato. Purtroppo è una sconfitta che, come detto, potrebbe segnare l'andamento, il sogno playoff per la formazione rosanero. Non basta il secondo gol consecutivo, il terzo nelle ultime 6, il quarto in questo 2023, dopo il colpo di testa decisivo lo scorso 5 febbraio contro la regina di Pippo Inzaghi al Renzo Barbera per Edoardo Soleri, il loco che riesce a rispondere all'altro bomber di giornata, Adrian Benedisiak, che to torna al gol. L'ultimo sigillo era datato 5 febbraio, l'ultima vittoria della Parma davanti ai propri tifosi proprio al 5 febbraio al successo 2-0 contro il Genoa di Alberto Gilardino. Un successo che aveva un po' illuso dopo le ultime prestazioni negative davanti ai propri tifosi, un pareggio contro il Südtirol di Pierpaolo Bisoli, in quell'occasione meritava qualcosina in più la formazione di Fabio Pecchia e 2 sconfitte brucianti contro Ascoli e Pisa in quel della Tardini. Ritrova quindi la vittoria casalinga, una Parma che arrivava da 2 vittorie nelle ultime 5 giornate, un pareggio e una sconfitta, quella subita al Senigallia contro il Como di Moreno Longo prima della sosta. Una vittoria che dà speranza, una vittoria che fa rientrare tra le magnifiche
Sei il Parma di Fabio Pechina, questo rush finale, una partita decisa nella finale del primo tempo, dopo una prima frazione che comunque è stata dominata in lungo e in largo dalla formazione ducale, subito pericolosa dagli sviluppi di una palla inattiva con lo stop e il tentativo da parte di Valenti sulla punizione calciata, come detto, dalla grande ex di turno, dal mudo Franco Vasquez. Ancora una volta il cross di Ansaldi al quinto, lo stacco dell'ex dell'attaccante polacco Adrian Benedyshak, palla larga, ma come abbiamo comunque preannunciato, una Parma in fase offensiva, una Parma che ha dominato davvero in lungo e in largo la prima frazione. Lo stacco di Valenti di testa, il tentativo murato con lo stomaco, con l'addome da Soleri, le proteste tra la formazione di casa per un possibile tocco con il braccio da parte di Soleri con il signor Massimi, che però comunque fa proseguire l'azione e non interviene neanche il VAR. Al 26esimo, dopo 25 minuti, la prima conclusione sullo specchio della porta per il Palermo, con una conclusione al volo di Valente alta e larga sopra la porta difesa da Gianluigi Buffon. È un contropiede fulmineo invece la prima grande occasione che fa la cosiddetta barba al palo con Segre servito in corsa dopo un contropiede fulmineo con la formazione rossanero che si divora il gol del possibile vantaggio. Dal possibile vantaggio rossanero al minuto numero 33 dagli sviluppi di un corner battuto corto abile l'ex cremonese Zanimacchia che si libera della difesa rossanero, palla imbucata all'interno dell'area piccola e girata vincente di prima intenzione per Adrian Benedyshak, quarto gol in campionato. Come detto, non segnava dal successo arrivato lo scorso 5 febbraio, quindi dopo oltre un mese, siamo quasi a 2 mesi di distanza da quella vittoria. La Parma ritrova sia il successo sia il gol di Adrian Benedyshak, una doppia notizia positiva in una singola partita per la formazione di Fabio Pecchia. Pallone sanguinante perso da Valenti nella propria metà campo, si invola, è l'alloco Edoardo Soleri che vince il duello fisico con il difensore argentino, cerca l'ex tutino all'interno dell'area piccola, la risposta di Buffon, ma di grande comunque carattere, Soleri riesce nuovamente a ottenere il pallone, a battere l'ex portiere di Juventus e Paris Saint-Germain per il gol dell'immediato pareggio della risposta rossanero, 1-1 la firma di Edoardo Soleri, come detto, secondo gol consecutivo, il quarto in questo campionato, il quarto in questo magico 2023 per l'ex attaccante Bianco scudato che quest'oggi aveva almeno per all'incirca la prima ora di gioco il peso dell'attacco, vista l'assenza ancora non al meglio dopo il problema fisico accusato in quel del tombolato per Matteo Brunori, che comunque è tornato in campo a metà della ripresa. Come detto, 1-1 il primo tempo che termina con un doppio squillo dell'ex Spezia Esteves. La ripresa si apre con il tentativo da parte di Saric, che però non trova la porta. Ritmi soprattutto più bassi rispetto alla prima frazione. E alla fine dei conti la giocata decisiva la realizza l'ex di turno e la mudo Franco Vasquez che a circa 10 minuti dalla conclusione si mette in proprio, tenta il sinistro, la risposta non pronta, non al meglio da parte di Pigliaccelli e tapin vincente da parte di Yo-Yo Koulibaly che regala i 3 punti, il successo davvero molto importanti in chiave playoff per il Parma di Fabio Pecchia. L'ultimo tentativo rossanero porta la firma dell'ex Benevento Masciangelo che cerca il destro a sorprendere Gianluigi Buffon che però riesce a bloccare la sfera e a far esultare il popolo ducale presente quest'oggi in un incredibile, davvero magnifico ambiente in quella della Tardini, circa 4.000 tifosi ospiti al seguito a seguire la Palermo di Eugenio Corini. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video
iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!